Ciao ragazzi, bentornati sul canale di Zio Ivan per giocare con Resident Evil 4. Carichiamo. Il precedente video purtroppo girava a 30 frame anziché 60, un errore mio di distrazione in quanto mi è servito il programma per registrare un'altra cosa non inerente al canale e mi sono dimenticato poi di riportare le impostazioni allo standard, quindi purtroppo il video è venuto un filino meno fluido. Pazienza, può capitare. L'importante è che ho risolto. Detto questo, possiamo continuare. Dopo tutta questa sezione bella lunghetta, ricordiamoci sempre che qui c'è un tesoro che dovremo recuperare una volta che avremo recuperato Ashley. Ora possiamo finalmente entrare nella stanza successiva. Quindi, via. Leon, Luis! I got it. Dai! Now that I have the sample, you serve me no purpose. Sadler! My boy Salazar will make sure you follow the same fate. Stay with me, Lewis. Yeah. I am a researcher, hired by Sadler. He found out what I was up to. Don't talk. Here. It should suppress growth of the parasite. The sample. Sadler took it. You have to get it back. Lewis! Lewis! Veramente un peccato, ragazzi. A parte che Luis mi stava molto simpatico, ma sono dell'idea che se lo avessero tenuto vivo, lo avrebbero potuto riutilizzare per andare avanti col gioco. Magari in qualche capitolo successivo sarebbe potuto diventare un personaggio importante. Mi stava simpatico, peccato. E se avessi saputo che ero arrivato alla fine del capitolo, a questo punto questa sezione l'avrei fatta nel precedente gameplay. Vabbè, pazienza. Poveraccio. Pagheranno per la tua morte, lo prometto. Allora, Oh, Ashley! Ah, beh, dovremmo essere. Eccola laggiù. Ok, però, prima di salvarti, fammi dare un'occhiatina in giro. Eccoci qua. Avevo già cominciato questo gameplay, ma proprio questione di 30 secondi. Ma c'era un problema col joystick, infatti laggava. I miei comandi arrivavano con un leggerissimo ritardo e rendevano estremamente imprecise cose come prendere la mira e tante altre cosine che richiedevano riflessi fulminei. Eccomi! Arrivo, Ashley, resisti un attimo. E tanto hai resistito fino adesso. Dai, che noi intanto stiamo facendo incetta di cosine belle, 1600 pesetas. Arrivo subito, un secondo. Un attimo! Ah. Qui abbiamo controllato tutto. D'accordo, posso andare. C'era una piattaforma qui al centro. Eccomi, Ashley. Oh, qui bisogna fare attenzione perché se mireremo nel modo sbagliato potremo addirittura uccidere Ashley. Cosa che in passato. Scusa, abbi un attimo di pazienza. Eccomi. Voilà! About near-death experience. Ebbene. Oh no! Ashley, get out of there! Porca miseria! Calma, dunque. Proviamo a. Quanti. Oh mio Dio. Ah sì, ce l'ho così. I proiettili per il fucile da cecchino. Ok. Carichiamo. E prepariamoci a cecchinare. Lasciala stare, brutto schifo.
Non è che me ne ritrovo qualcuno anche alle spalle, no? Nah. Beh, ragazzi, col mouse è decisamente tutta un'altra cosa. Adesso attenzione. Sono finiti? Ashley, stai attenta. Noi intanto ricarichiamo. The door's locked, I can't open it. Te pare. Che? Oh oh. Dunque, intanto questo. Oh! Dov'è Ashley? Lasciala stare. Un attimo. Ecco. Ricarichiamo. Oh 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 oh. Non la toccate. Oh, bravissima. I got the key. Grande. I can get out. Vai, Ashley. Oddio. Sì, ricordo questa parte. Ora saremo nei panni di Ashley e saremo totalmente indifesi. Non abbiamo maledizione, non abbiamo nulla, possiamo solo scappare. A meno che non ricordo se era possibile prendere delle armi in realtà. Almeno la mappa ce l'ho, vero? Ok, almeno questa. Ok, c'è anche una macchina da scrivere. Salviamo subito perché qui è molto probabile che moriremo. Quindi, guardiamoci intorno con attenzione, c'è già un tizio lì. Ma veramente non era possibile prendere armi, nulla. Qui c'è un'erba gialla e va bene, ma un coltello, un piede di porco, qualsiasi cosa per difenderci. Mi ricordo che dovremo solo scappare qui. Allora, Leon ci sta aspettando praticamente qui. Quindi noi niente. Ah sì, possiamo passare qui. Dovremo fare il giro di tutta questa sezione. D'accordo, gambe in spalla. Posso camminare in punta di piedi senza farmi vedere? Ah, m'ha visto. Allora, cominciamo. Vigliacco, se la ride pure. Qui intanto c'è un'erbetta, prendiamola. Ruotiamo. Dubito che farò in tempo. Potevo passare qui sotto, vero? Sì. Quindi, se non altro, potremo raggirare questi maledetti. Oh! Non ricordavo, ragazzi. Quindi c'è un modo per difendersi, ma fino a un certo punto. Posso passare anche qui sotto? Ok. Ok, diciamo che è diventato una sorta di safe zone. Non so se possono raggiungermi qui. Oh, oh, oh. Dai. Dovremmo essere veloci a frugare ovunque. Vai. Tie. Adesso sarai morto, no? Beh, ti ho carbonizzato. Quello se ne sta lì per i fatti suoi. Quindi qui posso richiudere la porta alle mie spalle. A saperlo lo facevo prima. Però aspetta. Tizio, vieni, vieni. Spero di non dare fuoco anche a me stesso. No, non è morto. Mi servirebbe un'altra lampada. Vabbè, facciamo così, facciamo il giro intanto. Esploriamo tutto quello che c'è da esplorare. E infatti ci saranno delle cosine da raccogliere. Aspetta. Qui abbiamo preso tutto, vero? Sì. Cerebro, cerebro. Lì dovrei essere al sicuro. Lì dietro, vediamo un po' se ci vado. Possono raggiungere. Ah, però c'è un'altra lampada qui, ok. Tiziaccio, vieni qui, brutto ceffo. Che stai facendo? Ruotava su se stesso. Ok, stavolta l'abbiamo ucciso. Quindi ci vogliono due colpi di lampada per uccidere i nostri amici Illuminados. Ok,
Quindi ora che è tutto fatto, qui ci sono due leve. Proviamo, vai. Ah, addirittura ci sono due cancelli da aprire. Se ci fossero stati ancora quei tizi a darmi la caccia, non lo so mica quanto tempo ci avrei messo. Comunque li abbiamo accoppati entrambi, quindi tanto meglio. Dai, premix, forza! Chi è che mi scrive? Dovrò fare un taglio, ragazzi. Un attimo, ecco qua, taglio. Ok, fine taglio, mi ha scritto semplicemente Alessio. Vai. Immagino perché mi stia dando tante erbe, perché ce ne sarà bisogno. Qui cosa c'è? Ok, da qui potremo accedere al sottopassaggio che ci porterà, immagino, da Leon, più o meno. Sì, vicino alla stanza dove ci siamo lasciati con Leon. Ma prima, sicuramente qui ci sarà la chiave che ci permetterà di andare lì. Non è una zona troppo lunga. Però, prima dobbiamo esplorare. Dobbiamo trovare la chiave, la porta è chiusa. Bene. Addirittura con la torcia. Spingere? Spingiamo. Esaminare. Premere l'interruttore? No, aspetta. Prima di schiacciare qualsiasi cosa che potrebbe aprire il varco ai brutti. A parte che posso entrare anche qui. E lì c'è un altro interruttore. Però prima prendiamo l'erba. E sarebbe anche il caso di miscelarne un pochino, giusto per... Quindi abbiniamo intanto con questa e poi con questa. Così, se non altro, abbiamo... Ecco qua. E vabbè, proviamo, tanto non ricordo se c'era una combinazione. Qui abbiamo aperto uno. Passiamo qui sotto e andiamo a vedere quest'altro interruttore. Oh! Quindi uno si apre, ma l'altro si chiude. Dovremmo fare un giochino. Hai preso la targa di pietra. Quindi dovremo giocare con gli interruttori per aprirci pian piano il varco. Questo ha aperto quello alle nostre spalle. Quindi ora noi rischiacciamo questo. Quale si chiuderà? Questo. E non dovrebbe interessarci. Il varco, quello principale che serve a noi, dovrebbe essere rimasto aperto. Infatti sì. Vai, altri soldi. Qui. Vai, lacrima viola. Ho visto qualcosa? No, era una texture, mi era sembrata per un attimo un'erba gialla. Permesso. È partita la musica e qui c'è un lungo corridoio che dovremo affrontare. Che c'è qui? Ma Leon poteva lanciarle, che so, una granata, qualcosa, tanto per difendersi, una pistola. Mamma mia, questi cunicoli. Ah! Oddio! Ok, i giochi horror ci insegnano che mai ci si deve fidare delle armature, perché queste in un modo o nell'altro so già che si animeranno, si sveglieranno cercando di accopparmi. Guarda, eh. Ah! Quante siete? Ma non è che posso magari interagirci? Non è che posso prendere queste asce e usarle per difendermi? Certo, Ashley non è proprio... Non mi sembra proprio la ragazza più forte del mondo, ma giusto per esaminare qui. Aspetta, posso proseguire volendo? Cavolo, è chiusa. Ma questa porta non ha la serratura. Come posso fare? Sicuramente dovremo interagire con questa piattaforma. Oh mio Dio! Penso che riunendo i pezzi si formi una specie di simbolo. O almeno credo. Ridisporre i pezzi? Ok ragazzi, ci vorrà un po' sicuramente, quindi sicuramente farò un taglio fino a quando non ci riesco. Allora, vediamo un po'. One eternity later. Porca miseria, guardate, per un pezzo fuori posto, l'ho fatto tutto.
Non so quant'è che sto registrando, ragazzi. Io penso saranno 15 minuti abbondanti che ci sto combattendo. Ammazza, che frustrazione. Ok, andiamo avanti. 3:28 a.m. Mio Dio, ragazzi, forse 20-25 minuti, poi in fase di montaggio vi saprò dire, metterò un timer da qualche parte perché ormai stavo andando a caso proprio. Io questi sono giochi che ho sempre odiato. Manca ancora un pezzo, ma dovrebbe essere quello che abbiamo noi. E infatti, spero. Bene, ora vedrete che quelle maledette armature. Hai disposto la targa di pietra. La porta si apre e... no. Ero convinto che queste armature si sarebbero animate. Ok, tutto a posto allora. Andiamo avanti e vediamo finalmente che ci aspetta. Ok, ci siamo. Qui dovremmo trovare... oh mio Dio, ok, lì c'è quello che ci interessa. Fatemi dare un'occhiata prima. Ci fosse qualcosa di interessante, ma... mi pare di no. Oh, qui c'è un forziere. Altro braccialetto. Bracciale d'oro. Vai. Aspetta, prima di prendere questo... grande. Altro spinello. Non credo ci sia altro. Ed è nel momento in cui io prenderò questo coso che succederà al finimondo. Perché a me quelle armature... guarda, Hai preso stemma della famiglia di Salazar. Bene. Ok, questo è un altro pezzo. Decorazione con sé. Pente. No, eccole le armature di pomi d'ottoni e manici di scopa. Treguna, Mecoides, Tricorum, Satis D, andatevene via. Com'era la controformula per fermare le armature? Per animarle c'era Treguna, Mecoides, Tricorum, Satis D. Mamma mia. Per fermarle non lo so. Oh, le ho visto le mutandine. Per fermarle non lo so. Attenzione, pronti con i riflessi. Ho premuto praticamente tutti i tasti possibili e immaginabili e ho perso leggermente l'orientamento. Dove devo andare? Ok, gli sono andato in bocca. Non è qui che devo andare. Bensì, qui. Apri questa porta del cavolo. Ce le ho addosso. Aspetta, aspetta, aspetta. Premere? Sì. L'animaccia. Non potete aprire, vero? Ve piasse. Ok. Tanto io lo so che riusciranno a passare. Come si esce? Voglio andarmene. Voglio andare. Ce n'è un'altra. Allora, aspetta, com'era? Madonna. Via, via, via. Ok. Bene, non manca tantissimo, anche se lo so che in quest'ultima parte mi faranno vedere i sorci verdi, ma... no, aspetta. Ah, sì, sì, dobbiamo andare in quella porta. Ma che prima era chiusa. Io non ho trovato chiavi o altro, in realtà. Sembra che non ci sia nessuno. Aprire qui. Vai, lacrima. Credo di aver... risolto con quelle armature. Spero che non mi seguano fin qui, ma immagino che sarebbe partita una musicaccia brutta e inquietante. Prima di andare a giochicchiare con quell'affare, io mi guardo intorno, come sempre. Vai, proiettili per Leon, immagino. Gli portiamo un regalino. Aspetta, prima di girare questa cosa avevo visto un foglio. Nota del maggiordomo. Sapendo che Ramon Salazar non ha parenti, Lord Sadler deve aver fatto leva sulla sua fede negli Illuminados per convincerlo a sprigionare le Plagas, tenute sotto chiave dai suoi antenati. Salazar farebbe una cosa del genere solo se manipolato a sua insaputa. Avrei dovuto rendermi conto prima delle cattive intenzioni del Lord. Mi sento un po' responsabile.
Non ho idea di quali siano i piani del Lord, ma è chiaro che Salazar sia stato raggirato. Ma ormai è troppo tardi, Salazar ha già le Plagas in corpo. E una volta che la plaga diventa adulta, è impossibile tornare indietro. Il parassita può essere eliminato solo con la morte del suo ospite. Non c'è via d'uscita. Forse Salazar aveva vagamente intuito i piani del Lord. Comunque sia, ormai non posso farci niente. Ho servito la famiglia Salazar per generazioni. Sono pronto a continuare a farlo fino alla fine. Vedi. Ok, andiamo. Un momento. C'è un foro circolare nel centro. E noi abbiamo esatto quello che abbiamo preso dall'armatura. Vai. Hai usato lo stemma della famiglia Salazar. Adesso posso girarla. Va bene. Girare la pedana? Sì. Ok, non devo premere nulla. Ma Leon nel frattempo mi sta aspettando lì come... Se niente fosse... Ok, andiamocene. Dove siamo arrivati? Ok, stiamo in pratica ad un passo. C'è giusto questo lungo corridoio e un paio di forzierini con i soldini. Va bene, guarda, mo me trovo qualcuno addosso. No? No? L'hai sbloccata. Ashley! You did good. I'm sorry if I was... Oh, don't worry about it. Come on, let's move on. Ok, capitolo finito. Che carini si sono rincontrati. Va bene ragazzi, questo video probabilmente sarà breve perché a me segna oltre un'ora e passa, ma penso verrà fuori togliendo tutto il tempo che ho perso per quel cacchio di enigma con i cosetti che bisognava spostare in questo modo. Ho perso un sacco di tempo e me lo so pure incavolato. Quindi, diciamo che per questo può bastare. Salviamo e noi ci vediamo la prossima volta. Lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e commentate. Come sempre, siateci perché state aumentando e sono veramente contento. Non vedo l'ora di poter mettere le mani sulle altre serie e continuare Pikmin e tutto quello che è rimasto in sospeso per poi portarvi nuovi contenuti. Restate con Sio e vedrete che ne varrà la pena. Detto questo, chiudo e ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi!